Ormai è diventata consuetudine trovarci nell'ufficio di Fabrizio Montenero, il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel da quest'anno, per fare un'analisi dell'annata della stagione tennistica della provincia di Belluno, ma non solo, perché ricordiamolo, sei anche consigliere del Tennis Veneto. Allora, Fabrizio, com'è andato questo 2022? Beh, intanto, ciao Roberto, grazie di essere venuto qui. Sì, il 2022 è stato un anno particolarmente soddisfacente sia dal punto di vista della regione sia dal punto di vista della provincia. Il padel, che in provincia di Belluno siamo ancora in una fase di debutto, però in tutto il resto del Veneto è sicuramente uno degli sport che va per la maggiore. E difatti da quest'anno abbiamo appena cambiato lo statuto della Federazione Italiana Tennis il 16 ottobre a Firenze. Si chiama Federazione Italiana Tennis e Padel. In questo momento qui ci sono quattro campi in provincia di Belluno, ce ne sono due a Trichiana, uno a Pedavena e uno a Longarone, ma in prossimità della primavera così sicuramente ci saranno altri campi, speriamo a Polpette, a Sedico, insomma l'idea è comunque di implementare questa attività che è propedeutica al tennis. È uno sport che aiuta le persone a giocare a tennis, perché è molto più semplice, è molto più dinamico e soprattutto crea socialità. E la possibilità poi di passare dal padel al tennis è molto più semplice. Aspettando che prenda piede, c'è comunque l'attività del tennis Beh, che è propedeutica a tutto il resto. che ha visto ancora una volta a Belluno, poi forse quest'anno anche in modo particolare, lo svolgersi di un torneo molto interessante, se non altro anche perché il vincitore è stato Matteo Viola, il veneziano, 118 come best ranking, e quindi che ha fatto respirare un'area di tennis importante, perché la gente magari a Belluno ha meno possibilità di vedere quantomeno in casa. È vero, è vero. È stato un grandissimo successo, difatti è proprio da sottolineare l'organizzazione del Circolo Tennis Belluno per l'Open delle Dolomiti che è stato organizzato nel mese di settembre. Ovviamente la presenza di Matteo Viola è stata importante per tanti motivi, anche a Pedavena il torneo è stato fatto ad agosto. Nel 2023 c'è l'idea proprio di fare un Open sempre più importante in provincia di Belluno, che potrà essere anche un Open itinerante, quindi una volta a Belluno, una volta a Pedavena. Ovviamente devono esserci i campi e devono esserci tanti fattori per poter organizzare un torneo di questo livello. I giocatori devono venire qui in provincia di Belluno per godere non solamente della bellezza del nostro territorio, ma di godere anche proprio di stare insieme ai circoli tennis della provincia, che hanno in questo momento qui una ospitalità sicuramente di livello, e vogliamo aumentare questa ospitalità per creare dei tornei, degli eventi non solamente nazionali ma internazionali. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissi con Provincia di Belluno. Oltretutto sono eventi importanti per far maturare esperienza anche ai giovani della provincia di Belluno, E può che quello, facilitare la loro esatto, crescita, no? anche Ecco. quello è un obiettivo. Sul mondo giovanile vogliamo implementare proprio tornei di livello dove vengono giocatori giovanili, ovviamente juniores da altre province, da tutta Italia, e cercare di organizzare dei tornei anche quelli di livello. Andiamo a fare i complimenti a colui che ancora è the best, no? Della nostra provincia, che ancora una volta è Daniele Eh Valentino. sì, Daniele ormai negli ultimi anni è il nostro migliore giocatore e speriamo per lui che continui a rimanere il migliore giocatore, però aspettiamo dei giovani che diventino importanti come lui, insomma, ecco. Ecco, mi ha confermato che giocherà anche l'anno prossimo nella Serie A2 Certo. con il Padova. Ha avuto 6 mesi di infortuni È durante stato tutto il 2, è stato un anno un sfortunato. po' difficile, ma è sempre lì e gioca e quindi tirerà la volata ai nostri giovani. Certo. E ovviamente sempre con Fabrizio Montenero, delegato della provincia di Belluno e consigliere regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Quindi grazie e un buon 2023 a Sì, tutti. esatto. Un buon 2023 a tutti quanti e vi aspettiamo nei campi da tennis in provincia di Belluno. Grazie.